mafia e vittime ad Agrigento tra il Pala Congressi e la lapide sul luogo dell'omicidio del maresciallo Giuliano Guazzelli si è svolto il Memorial Day 2024 del SAP, il sindacato autonomo Polizia di Stato. Oggi, 22 maggio 2024, il SAP di Agrigento organizza il secondo Memorial Day. Dico il secondo per la città di Agrigento perché questa è una manifestazione che la nostra Segreteria Generale di Roma ha sempre organizzato sin dopo le stragi di Falcone e Borsellino. È una cosa a cui abbiamo sempre tenuto, però in passato l'epicentro di questa manifestazione era e continua ad essere naturalmente a Palermo, ma da qualche anno a questa parte, su input della nostra Segreteria Generale, anche nelle città, in tutte le città italiane, vengono ricordati i propri caduti. L'anno scorso la Segreteria di Agrigento ha ricordato il giudice beato Rosario Livatino, quest'anno, naturalmente con una certa assonanza, abbiamo voluto ricordare il maresciallo Giuliano Guazzelli, perché naturalmente è un appartenente alle forze dell'ordine, perché diciamo, è stato brutalmente ucciso nella nostra città e lui tra l'altro collaborava con lo stesso Livatino. Ricordare è una cosa importante a cui noi teniamo tantissimo, anche perché non c'è futuro senza il passato. Il maresciallo Guazzelli era una persona carismatica, devo dire la verità, io arrivai qua nel 90 e non lo conobbi, però siccome mio padre era un maresciallo della Polizia di Stato e lavorava alla squadra mobile, lui lo conosceva bene e dopo la sua morte mi raccontava del loro eccellente rapporto di lavoro, che nonostante avessero la divisa di diverso colore, ma per chi lavora queste beghe venivano lasciate da parte. E, insomma, erano davvero uomini dello Stato, come a dire la verità ce ne sono tanti anche oggi. Come sindacato autonomo di polizia riteniamo fondamentale narrare, raccontare, far conoscere, tramandare il valore degli uomini dello Stato che hanno sacrificato la loro vita in nome della giustizia, della legalità, per rendere l'Italia, il nostro paese, questa nazione un paese migliore. Come sindacato avvertiamo l'urgenza di dedicare il mese di maggio ogni anno da 32 anni al Memorial Day. Lo facciamo per un dovere etico, un dovere morale nei confronti delle vittime di mafia, ma non solo, del terrorismo. Ricordiamo poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti, sacerdoti, vittime innocenti della mafia. Lo avvertiamo come un dovere etico, un dovere morale anche nei confronti delle famiglie delle vittime che sono state costrette a patire, a subire perdite e a dare un contributo, un sacrificio straordinario al nostro paese. Per cui, come dicevo, in tutta Italia ogni anno organizziamo queste manifestazioni. Ringrazio la struttura di Agrigento perché anche quest'anno ha voluto organizzare questo momento importante di incontro con le scuole, fondamentale seminare questi valori, far conoscere queste storie ai ragazzi affinché si possa camminare e seguire un percorso che segue i valori proprio della giustizia e della legalità. È importante la memoria, è importante che i ragazzi possano apprendere quello che è successo, quello che questi uomini hanno fatto e che si sono sacrificati proprio per seguire un'unica direttiva, la legalità. La memoria è fondamentale per i posteri affinché loro, un giorno, la nostra classe dirigente la possano tramandare ai loro figli e ai loro nipoti. Il sangue fortunatamente non scorre più delle forze di polizia su questo territorio, come purtroppo è scorso durante quella triste pagina di quel triste periodo, troppo lungo purtroppo. Ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Dobbiamo essere sempre vigili perché purtroppo
È vero che le organizzazioni criminali mutano nel tempo il modus operandi e nel mutare capiscono che forse lo fa scorrere il sangue è qualcosa che è economicamente svantaggioso, ma questo non vuol dire che non sappiamo che continua la loro esistenza e perciò dobbiamo assolutamente fare in modo che la nostra attività di monitoraggio e di indagine, di investigazione che bene fanno le forze di polizia guidate dalla magistratura arrivi allo scopo. Ringraziamo gli organizzatori per questo invito, ci fa piacere essere qui perché ricordiamo un personaggio che è importante per l'Arma dei Carabinieri ma è soprattutto importante per questa comunità. Ha dato la sua vita, ha dato la sua carriera per cercare di rendere questo territorio migliore ed è una persona che noi ricordiamo perché ci trasmette tantissimi valori, ci trasmette il suo insegnamento di dignità, di legalità, di amore per il proprio territorio. Questi sono i giorni dedicati alla memoria, sono giorni importanti perché sono i giorni della riflessione, ma sono anche i giorni in cui dobbiamo pensare al futuro ed ecco perché gli organizzatori hanno pensato di coinvolgere i giovani ed è importante che le istituzioni siano al fianco degli studenti per riflettere assieme su questi temi. E abbiamo come famiglia accettato con vera gioia e entusiasmo l'invito formulato dalla SAP che oggi, diciamo anticipando le celebrazioni che ci saranno domani per l'anniversario della strage dei Capaci, intende anche ricordare tutti gli operatori delle forze dell'ordine che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia. Quindi è stato per noi importante essere presenti qua e ringraziamo il SAP per averci invitato. La memoria è fondamentale. Chi non conosce la storia è storia magistra vitae, dicevano in latino, la storia è maestra di vita, quindi la storia va ricordata, va conosciuta e va presa ad esempio. Cioè l'esempio di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia deve essere una stella polare per le nuove generazioni. E quando ci è stato proposto non abbiamo esitato, anche perché l'argomento fa parte del filone principale che regge questa grande nazione. L'attenzione e tutela della legalità di tutte le persone che comunque lavorano è il principio fondamentale. Questo è una strada che ha un senso obbligato e senza la cui osservanza non si va da nessuna parte. Devo dire poi noi ci siamo perché rappresentiamo parte della cultura che è un altro segmento un po' meno importante ma serve comunque in una miscellanea a far elevare il livello di ognuno di noi, soprattutto da chi comincia ad affacciarsi a questo mondo nuovo e la presenza delle scuole è un fatto importante da questo punto di vista. Abbiamo accolto l'invito a essere presenti perché riteniamo che partecipare a iniziative di questo tipo che aiutano a mantenere la memoria di persone che hanno speso la loro vita per la comunità sia un compito della scuola e quindi vorremmo aiutare queste nuove generazioni ad avere consapevolezza anche su questi temi in questo periodo peraltro che celebriamo tutti la legalità come valore di riferimento per tutti. Noi vorremmo fare in modo che anche i ragazzi più giovani, anche i bambini come quelli che sono presenti qui oggi, attraverso le loro attività didattiche abbiano modo di accostarsi alle figure importanti per la nostra comunità e capire anche il messaggio per cui se ognuno di noi fa il proprio dovere forse questa terra non avrebbe più bisogno di eroi come il maresciallo Guazzello. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.